Abbiamo tutti sentito parlare di bolle finanziarie o bolle speculative. Forse i primi casi non sono così antichi come la storia del libro della Genesi del patriarca Giuseppe, nel cui ambiente di lavoro ci troviamo ora, però sicuramente le bolle speculative sono antichissime. Se pensiamo alla famosa bolla dei tulipani del 1637, in Olanda in quell'anno, nel marzo di quell'anno per essere precisi, un bulbo di tulipano era arrivato a valere come 10 volte lo stipendio annuo di un artigiano qualificato. In generale, definire una bolla non è facile e in teoria economica non esiste una teoria delle bolle finanziarie. Tipicamente si definisce bolla quando c'è uno scostamento che perdura del tempo da un valore intrinseco o fondamentale. Ma che cos'è un valore fondamentale o intrinseco di un bene? È molto difficile dirlo, soprattutto perché sappiamo che nella storia della teoria economica il concetto di valore è sempre stato un concetto relativo. Perfino per San Tommaso il valore giusto di un bene, di una transazione, è quello dove sono soddisfatti e appagati sia chi compra che chi vende. Quindi il valore fondamentale in economia è sempre un valore basato su dei modelli, e i modelli sono dei modelli matematici, come quelli di cui abbiamo spesso parlato, che possono funzionare bene in alcuni casi e male in altri. C'è poi un forte elemento psicologico e soggettivo. Si è parlato in Svizzera in questi anni di bolla del mercato immobiliare e apprezzo molto la prudenza della Banca Nazionale Svizzera, che accanto agli indicatori delle banche guarda sempre per esempio indicatori come il tasso di alloggi sfitti. Fino a quando gli alloggi sfitti sono pochi, anche se i prezzi immobiliari sono aumentati del 20% in pochi anni, come si può davvero parlare di bolla? Al contrario, nessuno parla di bolla per l'oro, eppure l'oro non è necessariamente un buon investimento. È un investimento a carry negativo, nel senso che non paga un tasso di interesse, ha un costo stoccarlo, eppure negli ultimi 20 anni il suo valore è quadruplicato. Ma nessuno si sognerebbe di dire che si tratta di una bolla finanziaria. Altre bolle sono chiare per tutti. Chiaramente la bolla dei tulipani, come abbiamo parlato, oppure la bolla delle dot-com, delle società legate a internet attorno all'anno 2000. Anche in Svizzera ci sono stati casi eclatanti. Se pensiamo che per esempio una società come la Think Tools nel 2000 arrivò a valere più di 2 miliardi e mezzo di franchi, ma non aveva neanche un prodotto. Era l'idea di qualcosa che poteva forse un giorno sfondare in un momento in cui internet sembrava la soluzione al rilancio di tutte le aziende, ecco che i corsi erano esplosi in quel modo. Ma forse la bolla più importante per noi è quella che continuerà a lasciare il segno nella vita economica della nostra generazione, è la bolla del mercato immobiliare dell'inizio degli anni 2000. Una bolla che nella primavera del 2005 fu anche denunciata dal magazine L'Economist, ma a causa forse anche del grandissimo supporto politico che in questo momento il mercato immobiliare aveva nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, è stato molto difficile ammettere e riconoscere che una bolla si stava formando. Eppure la presidenza Clinton e quella Bush si prodigarono per anni con vari pacchetti per affordable housing, quindi l'idea era della casa per tutti, si prodigarono in quegli anni di permettere a un sempre maggior numero di persone negli Stati Uniti di accedere alla proprietà. Il tasso di proprietari immobiliari negli Stati Uniti è sempre stato molto costante. Dai primi anni 60 fino alla fine degli anni 90 si aggirava attorno al 60%. Dopodiché, in pochissimi anni, è passato dal 60 al 70%. Parallelamente, le ipoteche erogate dal sistema bancario e parabancario americano erano 450 miliardi nel 2000 e salirono fino a 3.000 miliardi nel 2003. Per dare un ordine di grandezza, 450 miliardi di dollari non è lontano dal PIL svizzero di tutto un anno. 3.000 miliardi, ben di più. Ma soprattutto di quali tipi di ipoteche stiamo parlando? Secondo Moody's, soltanto nel 2006 il 21% di tutte le ipoteche erogate negli Stati Uniti erano di tipo subprime, per arrivare a 600 miliardi, sempre nel 2006, di ipoteche di tipo subprime. Che cos'è un'ipoteca subprime? In quel settore un venditore di ipoteche americane inventò la seguente pubblicità, dicendo che lui offriva ipoteche ninja, dove ninja vuol dire no income, no jobs e no assets, ovvero
ipoteche che erano offerte anche persone senza un reddito, senza un lavoro e senza nessun attivo da far vantare, senza nessun collaterale. Per quello che riguarda poi la definizione tecnica di un'ipoteca subprime, è qualcosa per noi di inimmaginabile, eppure era un quinto di tutto il mercato ipotecario americano. Per essere subprime bisogna circa avere avuto negli ultimi 5 anni un evento di bancarotta, oppure essere stato in ritardo nei pagamenti almeno di 30 giorni nell'ultimo anno o di 60 negli ultimi 2 anni, eccetera, eccetera. Ecco, qualcosa dove per esempio nel nostro paese non sarebbe assolutamente pensabile ottenere un finanziamento ipotecario, eppure per un valore più alto di tutto il PIL svizzero, ancora nel 2006, con il supporto del mondo politico, negli Stati Uniti venivano erogate una molteplicità di ipoteche di questo tipo.